fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, io sono Matteo Aldamonte e questa è Handball Talk, nuova puntata del nostro podcast. Subito un saluto a Pierluigi Di Marcello, il mio compagno di viaggio. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben trovato, un saluto a tutti. Ospite di oggi, tecnico del Merano e delle nazionali azzurre, Jürgen Prantler. Ciao Jürgen. Ciao, ciao a tutti. Allora Jürgen, siamo... un passaggio brevissimo lo facciamo, siamo ormai... piano piano stiamo uscendo da questa situazione di costrizione, no? Legata purtroppo al virus. Tu hai ripreso un pochettino ad uscire, com'è la situazione in Alto Adige? Beh, qua anche qua tutto pian piano si sta sciogliendo un po' e adesso dobbiamo iniziare a programmare un po' quello che si può anche fare, come allenamenti, come si può proseguire, diciamo, almeno o ripartire più che altro. Tutto, cioè, tutti gli allenamenti e la programmazione non sarà facile, però prima o poi bisogna riprendere. Assolutamente sì. Hai visto, Gigi, è stato pubblicato, no, dalla federazione anche il protocollo che riguarda la ripresa degli allenamenti e bisognerà un pochettino adattarsi. Sì, leggevo Matteo, io immagino anche che lo spazio di adattamento sia decisamente... il margine di manovra è decisamente ridotto, comunque un protocollo molto restrittivo, come lo è per la pallamano, lo è per tutti gli altri sport di squadra, quindi siamo ancora molto lontani dal poter immaginare di riprendere l'attività sportiva o quantomeno la tattica del nostro sport in maniera completa. Quindi ancora è tutto individuale. Io infatti volevo chiedere a Jürgen se, alla luce anche del protocollo che è uscito, se ha avuto delle sensazioni per poter fare dei piccoli passi in avanti, quantomeno se ritorna in palestra, se pensa che ci sia un margine di manovra tale da poter rimmaginare il gioco della palla a mano, ecco, in qualche modo. Ma io penso che in questo momento siamo ancora molto lontani, no? Sì. Come dice anche Gigi, io credo nella responsabilità individuale dei giocatori, perché penso allenamenti di gruppo in questo momento fa poco senso, no? Sì. Quindi bisogna allenarsi, non so, anche all'aperto, di fare delle corse, di fare lavoro individuale, anche di forza, con un po' di fantasia certamente si riesce a fare tanto, però lavoro specifico di pallamano secondo me in questo momento è molto difficile e ancora siamo molto lontani. Sì, assolutamente sì, indubbiamente. Poi chiaramente vedremo come saranno le evoluzioni, naturalmente quello è un protocollo che poi dovrà andare di pari passo con la situazione, naturalmente, come è tutta la situazione in generale. Jürgen, sicuramente una cosa che non si è fermata però è la programmazione rispetto alla prossima stagione, no? Intanto parto da Merano. Voi avete confermato Petricevic e Martelli, o leggendo sono i primi due annunci ufficiali, e preso Lorenzo Nocelli dal Cingoli. Che squadra state mettendo su per la prossima stagione? Ma io credo che dopo tutto questo il nostro obiettivo era di tenere questa squadra che avevamo l'anno scorso, che già secondo me non era facile, perché ovviamente, diciamo, il problema c'è anche da parte economico, però adesso noi in questo momento siamo a un buon punto. La maggior parte della squadra, della rosa dell'anno scorso, siamo riusciti a confermarla, diciamo, quelli, i giocatori più importanti hanno già detto di sì, quindi per noi siamo abbastanza tranquilli. Adesso anche Lorenzo Nocelli, che è sicuramente un giocatore che conosco, che è un ragazzo molto, cioè ci tiene anche, sappiamo le sue capacità che ha, è un giocatore giovane che penso che gli piace lavorare, e noi siamo contentissimi di averlo, cioè, contattato e di aver trovato, diciamo, un accordo.
da quel punto di vista noi penso che abbiamo anche chiuso il mercato nostro e siamo abbastanza mi hai bruciato la domanda successiva, ti avrei chiesto se Nocelli più qualcun altro, se si poteva dire qualcun altro. No, ma per adesso noi anche già l'anno scorso eravamo forse la squadra più giovane del campionato e credo che i ragazzi l'anno scorso hanno fatto dei minutaggi, dei minuti molto importanti in campionato di Liga 1 e penso e credo anche che quest'anno sicuramente possono dare anche un po', ancora un po' di più, perché l'esperienza a quell'età vale molto e noi andiamo questa strada con ragazzi giovani, entusiasti, voglia di lavorare, e l'anno scorso l'ha premiato e io penso che quest'anno faremo un altro passo in avanti. Gigi, tra l'altro in un contesto altoatesino che si muove abbastanza, no? Tra partenze e arrivi ci si muove. Guarda, io penso che questo sia vada quasi in controtendenza rispetto al momento, perché è una sorta, è un movimento vulcanico, in quanto ci sono tantissimi arrivi, aria di tanti spostamenti, è un tessuto, è un territorio che ha sempre dato tanto alla pallamano e che non è stato assolutamente intimorito da questa pandemia. Questo a testimonianza della voglia che c'è di andare avanti, di migliorare, di provare a vincere andando sempre, guardando sempre avanti in qualche modo, no? Il Merano è una delle cantere più grandi, è una delle fucine di giocatori più importanti d'Italia, quindi ha la fortuna di poter pescare in casa tutti questi giovani che ha, non sono a caso, oltre che sono a casa, ma non sono per caso, perché sono stati costruiti passo passo dalla tenera età, quindi è una società che ha sempre lavorato bene, ha sempre puntato sui giovani, ha sempre raccolto i suoi frutti, quindi sono contento per Jürgen, chiaramente uno degli artefici di tutto questo, e sono contento per il Merano, e che ci siano mille Merani in qualche modo in Italia che comunque continuano a lavorare così e che puntano su queste politiche. E poi il prossimo anno, Matteo, l'abbiamo detto più volte, sarà un campionato elettrizzante. Abbiamo sempre parlato di Sassari, abbiamo messo il Bressanone dentro, il Siena con Dumnic che comunque è un allenatore che riesce a spostare gli equilibri, il Merano, il Bolzano che non sta certo a guardare e comunque probabilmente continuerà ad essere la squadra da battere, e insomma c'è tanta carne sul fuoco. Jürgen, tu che idea ti sei fatto? Hai visto un po' i vari spostamenti, no? Cassano che lascia partire, chiaramente Savini che è andato in Asobal, quindi un'opportunità che non poteva perdere, e in questo momento ho ufficializzato Mazza, con Versano che leggevo sul Corriere dello Sport aveva Hermones in partenza con destinazione probabilmente Bolzano ha cambiato tantissimo con Sforcic allenatore, con le partenze di Arcieri, di Volarevic, di Alilkovic. Insomma, che idea ti stai facendo sul campionato del prossimo anno? Beh, come dice Gigi, secondo me l'equilibrio, diciamo, ci sono tante partenze, tanti di Bolzano sicuramente, anche se all'inizio hanno accennato che non sarà più forse il Bolzano di quest'anno, però si stanno muovendo anche loro, quindi sicuramente sarà la squadra da battere. Il Bressanone che sta facendo un grande mercato, secondo me il campionato, se spero che si riprende, che si riesce a partire come si spera, il campionato sicuramente sarà molto interessante, e già dall'inizio della prima giornata secondo me è una lotta, anche perché se quest'anno non ci saranno i playoff, se sarà così sicuramente dalla prima giornata sarà una battaglia per ogni punto. Sì, modello Bundesliga, no? Senza playoff, tra l'altro. Sì, se si fa così secondo me non si può risparmiare, bisogna essere pronto subito dalla prima giornata del campionato, perché ogni punto perso alla fine non lo recuperi più, e non è che uno può adesso puntare poi sui playoff, cioè quello è un'altra strategia, bisogna essere preparato bene, quindi dopo tutta questa lunga pausa
bisogna essere pronto, no? Quindi certo, sarà un altro, forse un campionato un po' particolare. Sì, questo è un tema interessante, no? Gigi, sì, non, mi riallaccio a quello che diceva Jürgen, perché cambia anche il piano campionato, no? Di tutte le squadre, perché magari poi c'erano squadre che l'anno scorso ad aprile avrebbero finito la stagione, no? E quindi in realtà tutti si arriva fino alla fine e tutti gli obiettivi sono aperti fino alla fine. Sì, e poi alla fine c'erano, allora, sicuramente le squadre costruite per vincere alla fine confermavano le aspettative, o quantomeno, a meno che di colpi di scena, solitamente le squadre più attrezzate, con un numero di giocatori più ampio e con delle buone linee guida, quindi buoni tecnici e buona società, erano quelle che poi portavano a casa il risultato. Ma adesso la cosa cambia, perché non c'è più quel passaggio, ma non ci possono essere più quei passaggi a vuoto durante il campionato dove mentalmente magari sia allenatori che giocatori pensano vabbè, ma tanto poi ci saranno i playoff, l'importante è farsi trovare lì pronti, perché poi lì si gioca tutto da capo, no? E basta magari prendere una settimana no e veniva tutto messo in discussione. Adesso sono d'accordo assolutamente con Jürgen, perché ogni partita sarà una finale di playoff. I punti persi o punti guadagnati poi te li porti fino alla fine, quindi credo possa essere un campionato più vero anche sotto alcuni aspetti. Che pensi, Matteo? Beh sì, sì, diciamo Jürgen, no? Effettivamente cambia un po' l'impostazione della stagione, no? Anche da allenatore probabilmente la devi impostare diversamente. Certo, la programmazione sarà un po' diversa, no? Perché se, solo per fare un esempio, quest'anno il Bolzano è partito un po', diciamo, esatto, così, no? Sapendo che poi loro alla fine sicuramente possono recuperare, possono mettersi in posizione per i playoff e poi magari anche colpire, no? E quest'anno questo rischio uno non se lo può più prendere, perché la prima partita vale come ultima, cioè sì, una cosa che bisogna rendersi conto, quindi non si può passeggiare tutto l'estate, iniziare piano e dopo questo sicuramente cambierà. Jürgen, secondo te, chiaramente sono tutte ipotesi, ma quanto potrebbe pesare per squadre per esempio come la tua, come il Bressanone, ma anche penso a Conversano, a Fasano, squadre che hanno un grande pubblico, iniziare e avere il rischio di iniziare la stagione con gli spalti vuoti? Penso tantissimo, penso che quello sicuramente... noi l'anno scorso, cioè questa stagione, l'ultima partita l'abbiamo fatta a Trieste, a tribune vuote, anche Trieste, sì. ed era un, cioè, surreale, non era, sì, non era una cosa, diciamo, bella, no? Non, cioè, lo sport lo fai anche per il pubblico, per lo spettacolo, e questo sicuramente sarà un grande, cioè, questo sicuramente ci mancherà, perché non, però bisogna accettarlo, bisogna abituarsi anche a questo, e è uguale per tutti soprattutto, e quindi non deve, non c'è questo, però sicuramente mancherà tanto, perché cambia tanto, no? Non so se Gigi, non so se hai visto anche tu le immagini della Bundesliga tedesca di calcio, che ha giocato la giornata la settimana scorsa con gli spalti completamente vuoti. Obiettivamente, come diceva Jürgen, è abbastanza surreale vedere lo sport va di pari passo con lo spettacolo e con il pubblico, quindi questo sicuramente inciderà, no? E poi ci sono e il pubblico conta non sempre allo stesso modo, ma innanzitutto è assolutamente vero quello che hai detto, però mi ricordo anche ad esempio un Merano Bressanone dello scorso anno, e soprattutto in un territorio come quello altoatesino, dove ci sono tantissimi derby, il fattore casa e quindi il fattore pubblico sposta proprio gli equilibri. Palazzetti caldi, palazzetti con pubblico che partecipa attivamente, cambia proprio il clima e può modificare anche le prestazioni dei giocatori in campo, influisce positivamente o negativamente rispetto a chi gioca in casa o fuori, quindi insomma sicuramente sarà un campionato diverso, e senza il pubblico si perde tanto, io penso che si perda tanto. Senti Jürgen,
cambio la versione, passo al versante azzurro, al versante nazionale, è cambiata di fatto tutta anche l'impostazione per quanto riguarda la nazionale, le nazionali giovanili che avrebbero dovuto giocare i campionati europei under 18 e under 20 quest'estate in due momenti diversi, una a luglio e l'altra ad agosto. Adesso si rischia di giocare, diciamo che è quasi certa, no, questa ipotesi di giocare tutto a gennaio e nelle stesse date, quindi bisognerà cambiare davvero anche in questo caso l'impostazione sia in termini di preparazione, perché siamo proprio nel mezzo della stagione a gennaio, e sia anche bisognerà scegliere tra qualche giocatore che avrebbe invece potuto fare tutte e due le categorie. Beh certo, quello bisogna poi vedere quale categoria ha la priorità o anche più chance di per esempio per i 2000 sarebbe una qualificazione per i mondiali, ma anche chiaramente per i 2002. E, come programmazione secondo me cambia tanto, perché cioè, se si giocava adesso a luglio si poteva fare una preparazione precisata, molto più diciamo dettagliata, no? Adesso durante il campionato chiaramente è difficile unire tutti i giocatori. Sarà spero un periodo durante le feste, Natale, Capodanno, per riunire il gruppo, i gruppi, però sicuramente cambia anche lì. Adesso bisogna anche dire che le società dei diversi giocatori devono fare un buon lavoro, anche lavoro fisico, proprio per preparare questi giocatori, per portarli agli europei proprio in piena forma. Eh sì, Gigi, praticamente con un evento così importante nel mezzo della stagione, come dice Jürgen, conta tanto il lavoro che si fa prima a casa propria, diciamo, ecco. Io penso che Matteo, sono così convinto che quello che dice Jürgen è vero, che io penso che in questo momento bisognerà investire tanto sulla collaborazione, sulla coordinazione tra federazione, staff tecnico della federazione e singoli staff e le singole società, per salvaguardare e ottimizzare i tempi di sviluppo e di forma, voglio dire, no? E per monitorare i singoli atleti. Non ci sia più tempo per correggere, o meglio, il tempo per correggere e migliorare anche gli stati di forma in questo momento è sempre minore. Quindi bisogna lavorare con una sinergia incredibile. Tutti devono remare, anche perché dalla stessa direzione, anche perché ne va del nostro futuro. Si parlava di under 20, under 18, insomma questa è la base per poter continuare a sperare di portare la pallamano italiana e di riportarla ad altissimi livelli. Jürgen, che segnali hanno dato nel loro percorso di crescita queste due generazioni? Cioè mi riferisco agli under 20, quindi da quando hanno vinto a Tbilisi a oggi, e gli under 18 in questi due anni più o meno di lavoro che hanno fatto insieme. Ma io su questo credo che sicuramente c'era lo sviluppo, anche se magari ultimamente non siamo riusciti proprio a portarli a fare dei, anche mi riferisco adesso per esempio all'under 20, che sì, ha fatto qualche amichevole anche con successo, tipo il doppio incontro con la Slovacchia e così via, però secondo me il lavoro sicuramente dovrebbe aumentare su questi. Perché abbiamo veramente due generazioni che secondo me lavorando bene e portarli proprio al confronto internazionale, secondo me questo hanno bisogno, e su questo bisogna insistere, e quello sarà anche quello che poi ti fa la differenza. Abbiamo alcuni ragazzi che sappiamo che sono già all'estero, che fanno le esperienze lì, questo anche secondo me è importante. Però questo gruppo deve crescere come gruppo e deve essere una generazione o due generazioni che devono essere il futuro della pallamano italiana. Gigi. Sì, questa è l'unica strada possibile per poter continuare a
a recuperare il terreno che ci separa dalle altre realtà europee che sono comunque considerate l'avanguardia della pallamano mondiale. Parlavamo qualche giorno fa, non ricordo con chi, con le percentuali dei giocatori che nelle nazionali di Under 18 e Under 20, poi però domani quanti giocatori di questi Under 18 e Under 20 diventeranno forti giocatori che giocheranno nei massimi campionati? L'avevamo tirata in ballo in qualche altra puntata. Le percentuali non sono altissime normalmente. Ok, poi su tutto il gruppo 5-6 giocatori riusciranno a fare veramente magari professionisti. Io credo però che in queste due cordate, in queste due generazioni degli under 18 e under 20, credo che la percentuale possa salire. Cioè ci sono tantissimi giocatori in queste due età che possono veramente fare i giocatori da grandi. Quindi poi scusate, bisogna anche dire che la nazionale senior, anche lì abbiamo anche una squadra che è ancora abbastanza giovane, diversi paresini, bulzamini, tipo te, sono giocatori che hanno ancora tanti anni di palla a mano, certo. Quindi non è che ci dobbiamo limitare adesso solo su questo, non volevo dire questo, però certo. Sicuramente tutto insieme bisogna scegliere e dopo andare avanti con questo gruppo qua, no? Però, e lavorarci bene così. Jürgen, rischio di essere banale, ma penso che poi alla fine il segreto è solo tanto lavoro a tutti i livelli, nel senso che è probabilmente vero. Allora, è sicuramente vero che abbiamo dei giocatori giovani in nazionale seniores, probabilmente è anche vero che non tutto il blocco dei giocatori delle squadre giovanili arriva in prima squadra, no? Questo storicamente certamente. È così, e quindi bisogna lavorare anche non solo su queste due generazioni, ma anche sulla nazionale che verrà, la prossima Under 18, la prossima Under 17, no? Chiamiamola così. Quindi, ma io sono sicuro che certo, in questo lo staff tecnico della nazionale è sempre avanti. Ma io penso che alla fine del giorno è sempre il lavoro che paga. Questa è una cosa che ci possiamo chiacchierare, discutere quanto vogliamo, alla fine paga solo il lavoro, il sacrificio, e questo in ogni singola società, anche piccola, collaborazione. Sono queste le cose che secondo me dobbiamo, cioè queste sono le cose che contano. Parlando si fa poco, ma lavorando forse si fa un po' di più, e questo secondo me dobbiamo fare tutti insieme per far crescere proprio questo mondo piccolo nostro della pallamano, per diventare magari più grandi che siamo adesso. 16 giugno, sorteggio dei campionati, delle qualificazioni agli europei 2022 seniores, lì ci dobbiamo buttare alle spalle definitivamente le qualificazioni mondiali di Benevento. Sì, assolutamente. Penso che tutti eravamo un po' delusi dopo quell'evento lì, e sicuramente, ma dall'altra parte sappiamo anche tutti che possiamo fare e che dobbiamo fare meglio. Bisogna essere forse un po' autocritico tutti quanti, però secondo me noi meritiamo di più. E come già detto prima, lavorando dobbiamo prenderci quello che è nostro, diciamo così. Gigi, bisogna assolutamente reagire. Siete stati tutti e due grandi giocatori, quindi probabilmente sapete che cosa può passare nella testa, che cosa può accadere in una giornata storta, in un girone storto, e poi si rialza la testa. Bisogna rialzare la testa. Gigi, vai Jürgen. Beh, sì. Sì, ma sicuramente capita, e bisogna anche un po' esaminare quello che è successo. Lo abbiamo fatto, c'era un po' di sfortuna anche, noi abbiamo anche proprio con questa squadra abbiamo già dimostrato che sappiamo fare meglio, e proprio in questi tre giorni a Benevento tante cose non sono andate come magari ci aspettavamo, però sicuramente d'altra parte abbiamo anche già dimostrato che possiamo competere con altre squadre in Europa, e questo assolutamente deve essere il nostro obiettivo e anche il nostro futuro. Sì, concludo anche, aggiungo anzi a quello che ha detto Jürgen, che questa nazionale
ha dimostrato di poter far bene, chiaramente deve trovare la continuità, aumentare l'identità per poter poi trovare la continuità anche sui risultati. Il lavoro anche qui è l'unica panacea, quindi è l'unico obiettivo, l'unico risultato è quello del lavoro che paga alla fine della giornata, come ricordava Jürgen, ma alla fine dei cicli, alla fine delle settimane, alla fine dei campionati. Invece per quanto riguarda il discorso campionato, ritengo che i movimenti delle società hanno dimostrato che la voglia di lavorare è tanta. Le società in questo momento stanno lavorando e hanno voglia di ripartire, e di ripartire con il piede giusto e con la voglia giusta. Sicuramente ci sarà una selezione, perché le società un po' in difficoltà faranno fatica a tenere il passo. Ma le società sane, le società che hanno ancora la lungimiranza, la capacità di investire e di programmare, io penso che alla lunga si toglieranno delle grosse soddisfazioni. Io sento i rumori della campagna e della città sotto i vostri telefoni, quindi vi lascio andare, vi libero. Uccellini, cani, macchine, c'è un po' di tutto, ma è il bello del podcast. Va bene, è una trasmissione vera, no? È una trasmissione vera. Esatto. Di vita vissuta. Grazie Jürgen, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Ciao Jürgen, grazie Gigi, grazie anche a te. Noi ciao, ci ritroviamo Matteo, la settimana prossima. E grazie a tutti quanti voi ci avete seguito. Buona pallamano a tutti, alla prossima. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.